Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, nel video di oggi vi andrò a parlare dei sintomi della depressione per vedere appunto come riconoscerla, perché io nella mia vita ho avuto a che fare con tante persone depresse, quindi ho detto faccio il video, anzi vi dirò di più. Anch'io penso di soffrire di depressione. Iniziamo. Primo sintomo. E l'umore depresso per la maggior parte del vostro tempo, cioè significa tristezza immotivata, perché quando c'è un motivo per essere tristi, d'accordo, ma quando si è tristi senza motivo, senza sapere perché, allora c'è qualcosa che non va. Secondo sintomo è la marcata diminuzione di interesse o piacere per le nostre attività, cioè in pratica cose che prima ci piacevano, automaticamente non ci piace più farlo, come nel mio caso. Per esempio, mi piace allenarmi, fare ginnastica, improvvisamente non mi piace più. Ma non perché la ginnastica, qualunque cosa non mi piace più. Terzo sintomo è la diminuzione di peso oppure, in caso contrario, l'aumento di peso senza motivo. Quarto sintomo, si comincia di soffrire di insonnia. Oppure di ipersonnia. In insonnia sarebbe quando non riusciamo a dormire e l'ipersonnia in caso contrario dormiamo un sacco di tempo. Quinto sintomo, l'agitazione o rallentamento psicomotorio. Cioè che significa? Praticamente o diventiamo iperattivi, tipo devo fare quello, quell'altro, non stiamo fermi un attimo, oppure in caso contrario, ci buttiamo sul divano e siamo come degli orsacchiotti che li butti là e là rimaniamo. Un altro sintomo della depressione è l'affaticamento o mancanza di energia, cioè ci sentiamo sempre stanchi, demotivati. Un altro sintomo molto importante è che spesso ci svalutiamo e ci sentiamo in colpa di tutto. Cioè, per esempio, io mi guardo allo specchio. Dico, sono brutta, sono così, non ho talento, mi manca quello, mi manca quell'altro. Cavoli, se ho litigato con quella persona, la colpa è mia, perché no, ovviamente la colpa non può essere dell'altra persona. E questo era un esempio per farvi capire. Quando invece è sbagliato, perché magari io non sono brutta, magari ho talento, magari se litigo con quella persona, la colpa non è detto che sia la mia. Però, se sono una persona depressa, mi porta questa cosa a pensarlo. Un altro sintomo ancora comprende la capacità di concentrarsi. Cioè, significa noi stiamo facendo un lavoro, non ci concentriamo perché siamo sempre abbattuti, tristi, e questa cosa ci porta a rendere di meno. Magari, che ne so, se siamo degli studenti, appunto, che vanno a scuola o all'università, se dobbiamo fare un compito che appunto che ci siamo preparati appunto da 10, andiamo e prendiamo 6 perché magari ci sentiamo demotivati, stanchi. Stessa cosa al lavoro, se dobbiamo rendere 10, rendiamo 6. L'ultimo sintomo della depressione, ma non per ordine di importanza, diciamo così, sono pensieri di morte oppure tentati suicidi, cioè la persona pensa continuamente di dover morire perché la sua vita fa schifo, secondo la testa di questa persona, e spesse volte, anzi a volte, tenta appunto il suicidio. Ci sono persone che purtroppo per la depressione grave ci sono riuscite a farla finita veramente, altre che invece hanno solo tentato, per fortuna hanno avuto appoggi dalla famiglia, dagli amici e sono stati appunto fermati da queste persone. Allora, ragazzi, questo è tutto e ci rivediamo al prossimo video.